Partenza con il botto per la nuova Sant'Egidiese. Giornata da dimenticare in fretta per il piano della lente. Le due facce di una stessa medaglia si miscelano nella giornata d'esordio per le due potenziali protagoniste del campionato di promozione. La nuova Sant parte con il piede pigiato sul gas e in appena 20 minuti o poco più si ritrova sul 3-0. Discorso diametralmente opposto per la rinnovata squadra di Muscarà, che ha un avvio shock condito anche da alcune evidenti omissioni difensive che ne condizionano e non poco la partita. Pronti via, la nuova Sant è già in vantaggio sul lancio in profondità di Fabrizi, Di Blasio a campo libero. Sulla corsia di competenza rifinisce centralmente Perfini, forse il migliore dei suoi, che bagna con un gol di testa il suo esordio in maglia giallorossa. Il piano della lente fatica nel sintonizzarsi sulle giuste frequenze del match, anche perché la pressione e l'applicazione degli uomini di Amicis è quasi maniacale. Al 21esimo arriva il raddoppio e sanguinoso il pallone perso in uscita da Mariani, che apre un'autostrada a Fabrizi, che confeziona il bis con un morbido pallonetto. I locali sono in confusione e dopo appena 60 secondi incassano il tris. Questa volta è Fini a vestire i panni dell'assist man per Di Blasio, che di testa mette dentro. Nel finale di frazione il piano della lente prova a rientrare in linea di galleggiamento. È bravo Orsini a dire di no alla stoccata di Fidanza, poi al colpo di testa di D'Amico sugli sviluppi di un'azione d'angolo. Alla ripresa dell'ostilità il piano della lente prova a reagire, ma la Sante negli spazi è quasi letale. All'ottavo arriva il tris. Fini, accelerazione e rifinitura bassa per Traini, da poco in campo, che mette dentro da due passi. La partita ormai non ha più storia quasi. Muscarà prova a ridisegnare l'assetto operando tutti e cinque i cambi. Al 18esimo Bucciarelli si guadagna un rigore che Cirelli trasforma. Lo stesso Cirelli al 24esimo si crea un'opportunità per accorciare. Poi il finale è ancora tutto giallorosso con il piano della lente che resta in 9, infortunio di Dirocco con cambi finiti e rosso per il portiere Di Domenico con Scartozzi che veste i panni dell'estremo difensore. In ogni caso al 35esimo Petrucci entra al referto trasformando un rigore. Poi nelle battute finali Celani disegna un pallonetto dai 30 metri per il definitivo 6-1. La nuova Sant'Egidiese parte con il piede giusto, il piano della lente nell'occasione è troppo brutto per essere vero.